Gracias. appuntamento con Blog TV. Altro ospite è tornato a trovarci il senatore Enzo Bianco del Partito Democratico che subito saluto e ringrazio per essere qui. Grazie, grazie a voi e un saluto affettuoso ai nostri telespettatori. Bentrovato senatore, noi ogni tanto eh, ci andiamo incontrando in questi studi un po' per parlare della situazione, lei come rappresentante del Partito Democratico a livello nazionale, ma anche della situazione locale, così faremo anche oggi. Però naturalmente non si può che non parti dal giuramento di Giorgio Napolitano, attesissimo eh, anche se lui sperava di potersi riposare, invece è stato quasi costretto a ripresentarsi, è stato eletto per il secondo mandato, primo caso in Italia, eh, ha giurato e si è commosso, però ha anche bacchettato la politica in generale perché non stiamo vivendo una bella situazione, un bel momento, giusto senatore? Il presidente Giorgio Napolitano è una grande risorsa del paese. È una persona di grandissima umanità, molto severa, rigorosa, non fa sconti a nessuno. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo mentre ero ragazzino e facevo i primi passi nella politica italiana, ma soprattutto sono stato ministro dell'interno dopo il suo governo, dopo il suo eh, incarico al Viminale e ho avuto, lui era, sembrava uscito dalla scena politica, eh, non aveva praticamente quasi più nessun incarico e io ho sentito il bisogno, come spesso mi capita, di stare ad ascoltare delle persone di cui ho fiducia prima di adottare qualunque decisione. Durante il mio periodo al viminale non c'è stata decisione importante che io non abbia assunto senza prima ascoltare il presidente napolitano, che allora, ripeto, era a casa sua, eh, nella zona... Della Suburra, cosiddetta Roma, vicino via dei Serpenti, e ogni tanto andavo a chiamarlo per, per chiedere la sua votazione sui miei collaboratori. Quando dovevo cambiare il capo della polizia, la sua valutazione sugli uomini. Insomma, è stato per me un motivo di grande ricchezza. E devo dire grazie al Presidente Napoliano perché ha fatto un sacrificio. Alla sua età ed è un uomo di grandissima energia, con una grandissima memoria e una grande capacità di lavoro, ha fatto un gesto generoso verso l'Italia. È un uomo, uno dei pochi che ha una grande considerazione a livello internazionale, un rispetto da parte di quasi tutto il popolo italiano o comunque di una parte largamente maggioritaria. Ed è una persona che eh, può dare ancora una mano in uno dei momenti più delicati della vita del Paese. E ha fatto bene, se vuole che le dica la verità, a dare bacchettate sulle dita, sulle dita alle forze politiche e ai partiti. È inammissibile, incomprensibile che dopo ormai parecchie settimane dal voto non ci sia ancora un governo nel Paese. E avete visto subito come hanno reagito i mercati finanziari. Oggi la borsa di Milano ha chiuso con un rialzo molto più forte di quello dei mercati internazionali. Quindi c'è una grande apertura del credito, non si perda questa occasione, fidiamoci del Presidente Napolitano, ognuno naturalmente con le sue idee, ma fidiamoci. E l'Italia potrà forse voltare pagina. Non è che domani mattina si risolvono i problemi, ma almeno si esca da questa condizione di grande difficoltà in cui noi ci troviamo in questo momento. Nelle sue parole, anche nel momento in cui ha parlato della politica, Napolitano ha detto anche: ha parlato della legge elettorale. Eh, è, è uno dei mali italiani, veramente, la nostra legge elettorale attuale e anche lui eh, lo ha ricordato nel suo discorso. Insomma, è ora di cambiarla. C'è la volontà, secondo lei, perché Ascolti... adesso si andranno a nuove elezioni. Io sono testimone diretto e privilegiato. Nella scorsa legislatura sono stato nominato proprio relatore della, legge, della riforma della legge elettorale e ho provato in tutti i modi e le dico anche schiettamente una intesa, l'avevamo trovata. Posso anche dirvi dove l'avevamo trovata. A casa del senatore Quagliariello, quello che adesso è uno dei dieci saggi. Sì. E c'era presente Luciano Violante che è un altro dei saggi. E c'era l'altro relatore che era Lucio Malan. Un'intesa sostanzialmente che ci consentiva di rintrodurre nel nostro Paese la possibilità di scegliere chi saranno gli eletti. Il primo problema di questa legge elettorale è certamente il fatto che non c'è un sistema elettorale omogeneo tra Camera e Senato, ma la cosa più grave è che i cittadini sono privati del diritto fondamentale di scegliere chi saranno gli eletti. Io sostenevo il collegio uninominale. Altri sostenevano le preferenze, mi va bene la preferenza, purché chi sieda in Parlamento sia scelto dai cittadini. Nel Consiglio Comunale di Catania alle prossime elezioni noi sceglieremo chi sarà il sindaco, ma sceglieremo anche chi saranno i consiglieri comunali. Avremo la possibilità di mettere una preferenza, due preferenze, se daremo una preferenza a un uomo e una donna, e quindi chi siederà a Palazzo degli Elefanti sarà scelto dai cittadini. Nel Parlamento, no. È una cosa assolutamente incomprensibile e inammissibile. Aveva ragione il Presidente Napolitano che, lo dico schiettamente, ci sollecitava mattina e sera, facendoci telefonare dai suoi collaboratori, qualche volta chiamando lui personalmente perché si arrivasse a un'intesa. Si deve fare un nuovo governo anche, non solo per questo, anche per cambiare la legge elettorale. Tornare a votare con questa orribile legge elettorale è un vero disastro. Si tornerebbe, insomma, come già siamo adesso. Perdendo di credibilità nulla. le istituzioni. Cioè perché è chiaro che poi, quando non sono i cittadini a scegliere chi sono i parlamentari, il Parlamento perde di significato e poi nascono i movimenti, eh, diciamo, alla Grillo, per intenderci, che sono frutto degli errori che qualche volta sono stati commessi. Grillo avrà il successo che ha avuto, secondo lei, se appunto nuove elezioni? Ma io non ho la, la sfera di cristallo, certo, sì, legge, certo insomma, però devo dire la sensazione che ho: se le, la democrazia riprende a funzionare normalmente, il suo consenso si sgonfia, anche perché la gente capisce che dietro Grillo non c'è la voglia di costruire. E poi lo devo dire anche con grande schiettezza: scusate, ma rifletteteci un attimo su una cosa: la democrazia è confronto, cioè uno deve poter eh, mettere. Lui non si vuole confrontare non solo con i suoi avversari, ma manco con la stampa. Cioè, non accetta di avere la possibilità di avere qualcuno che gli rivolga delle domande. Lui fa solo monologhi e questo francamente a lungo andare gli italiani lo capiscono così come capiscono perfettamente che eh, non c'è la voglia di costruire. Certo, se i partiti continuano a fare gli errori che hanno fatto, eh, gli fanno un'autostrada e gli creano loro un consenso, ma se la democrazia torna a funzionare quel tipo di, di protesta naturalmente si affloscia un po'. Sì, la stampa è diventata il nemico pubblico numero uno per Grillo, non si è capito come mai, eh, potrebbe pensare anche ad altro. Eh, mi è sembrato dalle sue parole, cioè, non, non ha nascosto l'affetto che ha per Giorgio Napolitano, quindi lei se avesse dovuto votare penso che avrebbe pensato a Napolitano, non, non, non avrei nascosto. avuto il minimo dubbio, dubbio. immediatamente. Quindi, quindi sarebbe andato anche contro quello che è stato il suo partito che aveva presentato no, no. Romano Prodi, no, no, la, no, no, io, e prima ancora no. Marino. Marini. No, io avrei votato il presidente Napolitano solo nel momento in cui Napolitano ha dato la sua disponibilità. Cioè io non, non mi sarei sentito di fare violenza contro Napolitano, non avrei potuto votarlo a prescindere dal suo consenso. Quando Napolitano, con grande senso. Lui non aveva voglia, non è che ha scherzato, non aveva voglia affatto di tornarci. No, lì. no, lui l'ha detto, detto, detto anzi con grande detto, anticipo. So, l'ha detto chiaramente prima delle tante politiche. volte. L'ha detto anche durante un incontro che noi abbiamo avuto con qualche, qualche settimana prima eh, con il consiglio di amministrazione del quotidiano Europa, di cui io sono presidente, e chiedevamo esattamente queste cose. E lui era assolutamente e refrattariamente contro. Lui ha dato la sua disponibilità generosamente solo nel momento in cui rischiavamo di finire sul precipizio. Quindi, alla sesta votazione direttamente. Esattamente. Stata. Quindi, non avrei potuto votarlo prima, però, vi ragioni perché si vota un presidente quando lui ha la disponibilità di assumere quell'incarico. incarichi. Però la domanda ovviamente era per introdurre un po' l'argomento dei franchi tiratori di cui hanno parlato all'interno del Partito Democratico, prima appunto era stato candidato Franco Marini che poi non, non, non è passato, Insomma, poi subito dopo Romano Prodi e su questo dilemma ha detto che è stato un po' lanciato no? eh, senza paracadute eh, e, e quindi forse c'è stato qualche errore. E si è parlato di franchi tiratori, perché a quest'ora sarebbe prodi oggi il Presidente. Sì, probabilmente ci sono stati dei franchi tiratori, anzi certamente ci sono stati una volta, l'altra, ma sai io questa vicenda eh, l'ho seguita con, molto da lontano, insomma più da privato cittadino che non da dirigente politico. Io in questo momento sono immerso solo ed esclusivamente nei problemi della mia città, se lei mi dice... Qual è la condizione di San Giovanni Galermo oggi? Com'è la, la condizione del nodo viario che c'è vicino all'Etna Bar? Se lei mi dice se davanti a tale scuola, a Librino, ci sono le strisce pedonali o c'è un semaforo, io glielo so dire. La politica nazionale in questo momento mi arriva francamente molto lontana. Vabbè, però, a parte del direttivo del PD, sì. sicuramente a parlare di Catania ci arriveremo. Per sì. fortuna abbiamo anche dei minuti in questa certo. nostra puntata. Certo. Eh, non tralasceremo, visto che lei ha aperto ufficialmente anche la campagna elettorale, ne parliamo sicuramente. Però volevo sì. proprio concludere anche eh, questa... perché è l'argomento del giorno, del momento, anche questa spaccatura che c'è stata nel PD, eh, Bersani che si è dimesso, adesso ci vuole un, questo traghettatore così definito che conduca il partito, Renzi che ha detto dobbiamo cambiarlo il partito, ci vuole una, una nuova eh, possibilità per andare avanti, quindi novità. Eh, lei che pensa di questo traghettatore chi potrebbe essere? Renzi? Non so... No. Renzi non è un traghettatore no. eh, Pu può essere un punto d'arrivo non è il mediatore cioè, eh, Matteo Renzi ha, io lo, insomma, lo conosco molto bene sì, ecco. e, e, Matteo Renzi ha tantissime virtù grande capacità ma non è un mediatore non è uno che le cose diciamo, le, il traghettatore deve essere una figura sostanzialmente di garanzia per un breve periodo e poi è chiaro che noi dobbiamo cambiare radicalmente abbiamo commesso degli errori eh, gravi eh, negli ultimi mesi in particolare noi avremmo Potuto, eh, diciamo, eravamo favoriti per vincere le elezioni con un grande risultato. Non abbiamo fatto una buona campagna elettorale, eh, abbiamo commesso degli errori sicuramente, li abbiamo commessi ancora più gravi dopo le elezioni con un atteggiamento incerto. Eh, Bersani è una gran brava persona, è stato un grande ministro. È stato un ottimo presidente di Regione Emilia-Romagna, non necessariamente un grande amministratore e anche un grande leader politico, quindi dobbiamo probabilmente a questo punto voltare pagina e lo stesso Bersani che lo dice con la consueta serietà, si deve aprire una fase nuova nel Partito Democratico se vogliamo tenerlo unito. E io penso che c'è bisogno in Italia di avere una forza politica riformatrice, moderna, credibile, in cui le varie anime della cultura riformista vivono insieme quella cattolico-democratica, quella laica, liberal-democratica, quella che viene dalla sinistra, guardando a quello che capita in Europa e nel mondo, perché c'è una crisi ancora molto forte nel mondo occidentale, l'Italia è in una condizione molto difficile, c'è bisogno di scelte coraggiose per rimettere l'Italia in una condizione di credibilità. Eh, Amato potrebbe essere, si dice, come indicazione, un premier pro tempore. E eh, per quanto riguarda il PD, questo famoso traghettatore, si è parlato, ho sentito di Enrico Letta, potrebbe essere lui come figura, come non so, qualcun altro. Non mi avventuro facilmente in previsioni. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, mi affido totalmente all'esperienza, alla saggezza, all'equilibrio del Presidente Napolitano. Saprà scegliere lui una persona che all'altezza del, del compito. Io ah, conosco boh, assolutamente il Presidente del Consiglio. Io ovviamente conosco Giuliano Amato. Eh, è stato Presidente del Consiglio in un sì. governo di cui ero Ministro, ne conosco sicuramente i grandi meriti, la grande intelligenza, la grande competenza, la grande preparazione eh, diciamo anche culturale. Eh, ma sceglierà il Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda il mio partito io penso che ci voglia una scelta di grande saggezza, deve essere un periodo limitato, eh, se si vara il governo nelle prossime settimane si può anche andare ad anticipare e tenere un congresso straordinario del PD eh, a, già a fine giugno, sì. eh, dopo le elezioni amministrative, anche quelle di Catania, in modo che abbiamo un leader che ci possa... Guidare in una fase di grande cambiamento all'interno del Partito Democratico. Eh, per Crocetta non può essere Renzi, tornando a Renzi perché ha detto l'uno che sfascia non può costruire. Lei è più d'accordo con Crocetta o con Renzi nel fatto del rinnovamento? Ma guardi, sono d'accordo assolutamente con Renzi che c'è bisogno di un grande rinnovamento del Partito Democratico, di un po' di freschezza, di un po' di voglia di cambiamento. Sicuramente eh, del resto. Ci sarà una ragione se alle elezioni primarie Renzi, senza nessun appoggio di apparati di partito, ha preso quasi il 40%. Ma le dico anche che ci sono alcuni aspetti del modo di parlare e di essere di Renzi che qualche volta mi preoccupano come espressioni usate nei confronti di un uomo come Marini o altre cose di questo tipo. Forse va a briglie sciolte un sì, po'. Sì, e c'è bisogno anche di un po' di senso di libertà. Eh, eh, Crocetta, sotto questo profilo, esprime una preoccupazione. Eh, condivisibile, eh, però insomma, io voglio sentirlo Renzi, una cosa è parlare da oppositore, una cosa è parlare da candidato eh, leader di un partito e candidato premier, se dimostrerà di avere equilibrio oltre che coraggio, perché ci vogliono tutte e due certo. le cose, coraggio sicuramente tanto equilibrio, serve un po' anche quello quando si deve cambiare realmente bisogna fare le cose non a parole ma nei fatti e allora io lo guarderò e lo sentirò con molta attenzione Mi ha avute anche per Anna Finocchiaro? Per tutti, <ride> per non, per tutti. Ha non ha risparmiato lo nessuno Parlo di lei perché ovviamente parlo dei, mi dispiace, dei nostri politici Mi dispiace locali, ovviamente quindi. per Anna Finocchiaro è naturale che non posso che essere eh, diciamo profondamente dispiaciuto per persone che non meritavano attacchi personali in ogni caso in questo modo assolutamente. Senta guardando alla regione abbiamo visto spesso ultimamente anche non ultimamente insomma, da quando si è insediato Rosario Crocetta ospite anche ho visto in tanti talk show dalla RAI a Mediaset alla Sette insomma si fa invitare fa un gran parlare e quando parlano di lui parlano di unico caso in Italia di PD che collabora con il Movimento 5 Stelle. Quindi esiste questa collaborazione, secondo lei, visto Guarda, che abbiamo parlato anche di Grillo? Sì, naturalmente poi qualche volta si raccontano le cose... Per abbreviare? Eh, in, insomma, modo, in modo semplificato. Un, un no, lì c'è un problema. Il Presidente Crocetta è stato eletto Presidente della Regione siciliana, riportando la, una maggioranza relativa dei voti eh, per il Presidente, con la legge che c'è e lui è diventato Presidente, in partenza non ha una maggioranza all'Assemblea regionale Infatti. e quindi come dire la cerca di volta in volta sui provvedimenti. Qual è la grande forza che ha Crocetta? È il tentativo di fare sempre delle cose positive per la Sicilia e di poter quindi in questo caso avere una sorta di, uso un'espressione forte per indendici, insomma un ricatto, una minaccia nei confronti dell'Assemblea regionale. Se voi mi fate cadere o non mi approvate le cose positive che io presento alla regione, io me ne vado sì. e in questo caso... Stia tranquilla, che i siciliani lo voterebbero con una larghissima maggioranza e quindi questa è la sua forza ed è su quella su cui sta andando. Su alcune di, delle sue proposte di innovazione i eh, rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore ed è stato molto positivo questo. Hanno per esempio votato a favore sull'idea di abolire le province, che è una vecchia mia idea, trasformandole in, in liberi consorsi tra i comuni. Lombardo disse che era una sua idea. Beh, Lombardo può dire che è una sua idea. La presidente ovviamente. In realtà, ovviamente, sì, eh. insomma, in la realtà la non l'ha fatta la. mentre era presidente, mentre Crocetta l'ha fatta. Dimesso prima forse. Eh, vabbè, insomma, che possiamo fare? Però, <ride> sicuramente magari. non l'ha fatta, insomma, e questo è proprio pacifico. Mentre Crocetta al contrario l'ha fatta, e Crocetta si è impegnata a fare le città metropolitane che per Palermo, Catania ancora di più e Messina sono una cosa importantissima. Poi pensate soltanto ai problemi che ha Catania oggi e che sono legati al fatto che nel comune di Catania risiedono soltanto 290.000 catanesi, mentre i catanesi che sanno che la loro santa patrona è Sant'Agata sono 650.000 e abitano in comuni come Gravina, come Mascalucia, Sant'Agata Ribattiati, San Pietro Clarenza. Eh, Valverde, San Gregorio tre e etneo che sono Catania ma che in realtà sono amministrati da un altro sindaco sì. quando io passeggio per la strada per Catania e la gente mi chiede talvolta ma lei quando torna a fare il sindaco adesso questa cosa qui, molti di quelli che mi fermano e che vorrebbero che io facessi il sindaco in realtà non sono miei elettori non sceglieranno il sindaco di Catania perché sono magari abitanti a tre e etneo piuttosto che a Gravina o piuttosto che a Valverde governare i problemi di Catania eh, con un comune in cui risiede meno di, di metà della popolazione della città è veramente difficile. Crocetta e l'Assemblea regionale sono sicuro anche con il voto del Movimento 5 Stelle e in questo Crocetta è abile, sicuramente è molto abile, ci potrà consentire di avere la città metropolitana e cioè un organismo di governo in cui il sindaco del comune di Catania è anche sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è composto dai sindaci dei comuni che appartengono alla città metropolitana che a Catania saranno 15 o 16 e quindi avremo un organismo di governo lei pensi al traffico pensi al piano urbanistico che senso ha fare un piano urbano del traffico che riguarda il comune di Catania quando il problema del traffico di Catania è le 70.000, 80.000, 90.000 macchine che ogni mattina entrano nel comune di Catania e domandano un parcheggio e domandano eh, no, una, una possibilità di poter camminare per la città questa è una cosa veramente importantissima per la nostra realtà. Di contro dall'altra parte secondo lei come il Movimento 5 Stelle appoggia Crocette in alcune scelte sarà al contrario quando per esempio il Movimento 5 Stelle ha proposto in Sicilia di togliere totalmente i finanziamenti per la comunicazione destinandoli a quel fondo che hanno fatto loro per il microcredito e così interrompendo la comunicazione insomma, interrompono anche quello che è un messaggio politico che si vuole dare, che si può dare alla cittadinanza. Perché non bisogna dare me... conto, non è no, che tutti no, si trasmissioni anche come magari i Ma no, no. Non anche l'informazione. scusa, la, la democrazia si basa sulla informazione. E già oggi c'è un mercato televisivo, ma non solo, tutto il mercato della comunicazione che è in ginocchio. C'è grande... la crisi economica, c'è la crisi della pubblicità. Come dire, cosa vogliamo fare? Vogliamo chiudere oggi quell'essenza di democrazia che sono per esempio le televisioni private in Sicilia e lasciare il monopolio di Mediaset da una parte o della RAI dall'altra? E chi Questo ci racconta quali voglio... sono i problemi della pescheria a Catania? Quali sono i problemi del mercato ittico? Quali sono i problemi di San Berillo? Quali sono i problemi di Vietnea? Chi ce li racconta? Se non l'informazione dettagliata e democratica che fanno è che purtroppo devo dire che il Movimento 5 Stelle insieme con alcune cose positive ha alcune cose molto negative. Questo odio, questa avversione verso eh, il giornalismo in genere e l'informazione francamente è incomprensibile. Immaginate la, 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 la Gran Bretagna o gli Stati Uniti senza la comunicazione, senza le televisioni private, senza il mondo della stampa, senza il pluralismo dell'informazione. Ma insomma, santi Dio! Restando a Catania lei, ha, come dicevo in apertura della trasmissione, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale, già lo sapevamo da prima della sua intenzione di volersi candidare sindaco, ma c'è anche questo che bisogna ufficializzare. Sono state raccolte delle firme, i cittadini come dice lei hanno lei invitata a candidarsi a sindaco. Molti sono stati partiti che del centro-sinistra devo dire quasi tutti, tranne Selle che voleva le primarie e rifondazione comunista, anche loro d'accordo con le primarie. Che si sono tenuti lontano da questa proposta. No, non si è tenuta lontano, ha chiesto le primarie, ma è stato, ha partecipato all'incontro tra le forze politiche del centro-sinistra e, e, e poi e alla ha, fine... ha sostenuto la mia, mia candidatura Ah, quindi solo di Fondazione Comunista che per io peraltro non, poi... non, non gli ho chiesto mai di venire ad allearsi con me perché abbiamo una visione della città completamente diversa. Forse quando si fa un discorso di centro-sinistra unitario allora si pensa un po' a tutti i partiti. Sì, ma di Comunque... Fondazione Comunista ha un altro approccio. Ah, un altro approccio avrà credo anche un altro candidato a questo Bellissimo, punto. Eh, invece c'è stato un po' di, di terremoto nell'UDC perché eh, sono diciamo, dalle dichiarazioni ecco, che ne sono emerse c'è stato un incontro che lei ha avuto con Dalia e Cirolli che hanno, hanno dato pieno appoggio da parte dell'UDC a lei. L'UDC è un grosso partito, soprattutto a Catania, eh, si è ingrandito tanto ultimamente negli ultimi mesi. Eh, mentre l'onorevole Leanza ha detto Vabbè, buon lavoro a loro, si è tenuto un po' indietro non negando ovviamente alcun appoggio, ma neanche dando l'appoggio a lei ufficialmente. Vi siete sentiti? Guardi, io ho molto rispetto nei confronti dell'onorevole Leanza, aspetto che lui prenda le sue decisioni, come è naturale che sia. Naturalmente eh, ci siamo sentiti, ci siamo incontrati, abbiamo un ottimo rapporto sul piano personale, queste sono valutazioni politiche e quindi ho, eh, diciamo, tutta la, la convinzione di aspettare, però mentre tutto questo capita mi permetto di dire che l'apertura della mia campagna elettorale eh, non ha visto eh, eh, solo i partiti come protagonisti, c'era un pezzo importante della società civile catanese, eh, c'era eh, durante diciamo, la mia manifestazione per esempio una dichiarazione del Presidente della Conf Commercio di Catania, Riccardo Garimberti, che spiegava le ragioni per cui Catania deve tornare ad avere un sindaco protagonista di una grande stagione di sviluppo. Ci sono stati gli esponenti dei maggiori sindacati eh, catanesi, eh, in particolare la CGL e la UIL, Villari e Mattone, che hanno detto sostanzialmente la stessa cosa. Esponenti della società civile, del mondo produttivo, del mondo dell'artigianato, delle cooperative, del mondo dell'impresa. Del mondo del, eh, del commercio fuori dalla Confcommercio, del mondo dell'industria, è intervenuto il vicepresidente nazionale dei giovani industriali di Confindustria, Silvio Ontario, che ha, ha detto sostanzialmente: Il coraggio che io ho avuto a lasciare qualunque incarico romano e a dedicarmi in una condizione così difficile alla mia città. E non sono tanti che hanno, francamente, questo coraggio, diceva Silvio Ontario. Quindi c'è stato un grande movimento. 8.540 catanesi hanno firmato, ci cioè hanno messo la firma, cioè vuol dire la loro faccia, eh, hanno messo la loro firma eh, anche esponenti di questi 50 comitati per bianco sindaco che stanno operando nella città. Io sto dando alla mia candidatura, ci tengo a sottolinearlo, un forte impronta, una forte impronta civica. Ci sono molti esponenti che vengono anche dal centro-destra e che nel passato sono stati i miei avversari e che oggi vogliono dare una mano per far rialzare Catania e sono i benvenuti perché Catania si salva se c'è unità in un grande progetto di cambiamento. E da sindaco lei da dove partirebbe? Beh, questa è una bella domanda, sono moltissime le cose da fare nella città. La cosa più importante di tutte, sicuramente la più delicata, è una grande iniziativa un grande patto per il lavoro e lo sviluppo. Qual è l'emergenza prima della città oggi? Sicuramente l'occupazione. Sì. Durante la mia eh, manifestazione, la convention, come dicono ormai di apertura, eh, ho letto un messaggio che mi aveva mandato un paio di, di, di sere prima una amica, tra virgolette, su Facebook, che si chiama Erika. Erika mi ha detto, mi chiedeva una cosa, mi chiama ancora... Mi chiamano, molti mi chiamano ancora signor sindaco, nonostante da 13 anni non lo so. Le chiedo un'informazione: mi chiedeva eh, eh, come posso fare. Io sto partendo per Zurigo, per andare in Svizzera, mi può segnalare se posso andare a votare per lei dalla ambasciata italiana in Svizzera? Come devo fare? E, e poi mi raccontava la sua storia. Ho 30 anni, mi sono laureato in storia dell'arte ho preso la laurea magistrale a Bologna, specializzandomi, sto partendo per Zurigo, e non mi vergogno a dirglielo, per fare la ragazza alla pari. Addirittura? Sì. Ah, mi sembrava per qualche incarico... Per, per far, mm. per, perché dopo uh, uh, anni dal fatto che si era lavorato, non trovava un posto di lavoro. Pensi cosa ha pensato sta ragazza. Vado a Zurigo, faccio la ragazza alla pari, imparo il tedesco, bene, torno in Sicilia, faccio il concorso per guida turistica e almeno a un lavoro. Ecco, il mio, la prima cosa che voglio affrontare è impedire che le tante eriche eh, o Giacomo, catanesi, magari con tanti sacrifici della famiglia laureati siano costretti a emigrare perché perdiamo delle risorse migliori. Come si può fare questo? Non è che basta dirlo, e il comune certamente non è nella condizione facile, ma alcune cose si possono e si devono fare. Pensi, per esempio, a quella che è l'opportunità del turismo? Questa è una città che non coltiva l'opportunità di turismo. I miei tecnici di fiducia si sono rivolti alla più prestigiosa agenzia internazionale nel campo del turismo, la Orvat, che ha analizzato seriamente la condizione di Catania e mi hanno detto che già nel giro di tre anni, se facciamo delle cose serie, nel campo del turismo potremo dare lavoro a 10-15.000 persone sfruttando uno il turismo congressuale nel mese di ottobre-novembre nel resto d'Europa è già autunno, quasi inverno. Da noi possiamo andare a fare i bagni. Sì. Siamo, abbiamo un aeroporto internazionale che può e deve essere potenziato, dove si possono fare collegamenti diretti con alcune grandi capitali. Naturalmente, per fare tutto questo ci vuole un progetto serio. Quindi, turismo. Un'altra cosa molto importante potrebbe essere, per esempio, la semplificazione burocratica. Oggi se lei vuole aprire un'impresa, vuole aprire un pub, o piuttosto una, una un bed and breakfast, o un'altra attività, lo sa quante autorizzazioni deve avere, quanti mesi, quanti anni qualche volta perde. Sì, è vero. Io avevo creato a Catania, prima città in Italia, suggeritomi dall'ingegner Pistorio, lo sportello unico per le imprese. Se lei vuole aprire un'impresa, va al comune, avrà un unico dirimpettaio, solo un funzionario. Ci pensa lui a, a, a chiedere i permessi degli altri uffici interessati, non solo del comune, ma anche delle altre amministrazioni. E in questo modo, nel giro di pochi giorni, di qualche settimana, avrà tutti i permessi necessari per sviluppare noi, a chi lei investe a Catania. Di Zurigo, lei ha lì funziona così. Ma certo, è così, ma ci mancherebbe... Non bisogna andare a bussare in tutti gli uffici, non cioè, trovando uno, magari l'impiegato. No, non solo. Diciamolo con franchezza, poi c'è anche spazio per la corruzione perché allora uno sì. vuole la mazzetta naturalmente, è allora qui bueno. è automatico, questa è una rivoluzione che purtroppo è stata abbandonata completamente in questi dieci anni a Catania e oggi ci vogliono mesi per avere un permesso di autorizzazione a Catania. E poi ci sono i quartieri. Lei ha, fatto, ha iniziato con delle visite nei quartieri. E, e sarà il centro della mia, del mio impegno. Chi abita nei quartieri dice sempre: noi qua siamo zona no, BC sì. rispetto e, alla città. E sa che cosa mi dicono in, in questi quartieri? L'altra sera sono stato a San Giovanni Galermo. Eh, poi lindomani mattina sono stato a Librino. Eh, sono stato a San Giorgio in parrocchia. Sono stato al Pigno. Durante una messa e dopo la messa a incontrare gli abitanti del Pigno. L'espressione che mi sento dire, la devo dire in siciliano, scusatemi. Dica, ma, tanto ma, ma, ci capiamo. Ci capiamo, in cioè no, ce ne capiamo. Mi, dice, mi dicono, con lei anticheggia il uscio uvistimo. Vuol dire che non è che, come dire, ho fatto, sono riuscito a fare i miracoli, ma un po' di luce, un po' di luce cosa vuol dire? Una scuola? Un impianto sportivo? Una illuminazione, una bambinopoli, eh, i vigili urbani, distaccamento di vigili urbani con 10 vigili urbani, non ce n'è più a Librino. Librino ha il comprensorio 80.000 abitanti e neanche un vigile urbano, in una condizione in cui sono veramente abbandonati da Dio e dagli uomini, una condizione francamente inaccettabile. Il futuro di Catania si gioca nei quartieri, eh, dove oggi vive la maggioranza dei catanesi. E Catania non sarà mai una città armoniosa, una città ripulita se non cominciamo dalle periferie. Il mio motto sarà riportiamo al centro le periferie di Catania. Questa è il, la grande ipotesi di cambiamento che dobbiamo riuscire a realizzare. Bene, senatore Bianco, sicuramente di questo avremo tempo eh, di, per parlarne anche più avanti, visto che è proprio iniziata la, la campagna elettorale, ancora siamo proprio all'inizio. Eh, anzi, proprio colgo l'occasione per invitarla a tornarci a trovare nuovamente, magari in un dibattito con un altro candidato sindaco che è ufficiale, l'attuale sindaco uscente Raffaele Stancanelli, e poi magari con altri che ufficializzeranno sì, anche loro. Penso che la ci sia anche il professor Caserta, probabilmente. Lo, 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 sapremo lo sapremo quando sarà poi ufficializzato al Tribunale il tutto per il momento, che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale. Quindi dico la invito sin da adesso a voler parlare Benissimo. dei vostri progetti per Catania. Per il momento abbiamo ascoltato alcuni dei suoi, quindi la ringrazio per essere stato Grazie. qui. Parteciperà naturalmente no? a un dibattito Grazie. se lo faremo. Io le auguro naturalmente buon lavoro. So Grazie. che ne ha tanto. Grazie di cuore e consentitemi di ringraziare chi ha avuto la pazienza di ascoltarci sino a questo momento. Grazie per la vostra cortesia. Sono tanti, Tele Spettatori attenti che seguono la nostra trasmissione, sicuramente lo È sanno. È stata una buona oggi. informazione e vi ringrazio di cuore anche per questo. Allora, grazie a lei, grazie per essere stato qui e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. Vi auguro buon proseguimento di serata.